noi abbiamo iniziato a pensare di partecipare al Con Estate appena è uscito il bando. Questo progetto parla della scienza in cucina. La cucina è un mezzo che dà la possibilità di applicare la fisica, la chimica, la biologia, la geostoria. Quindi i ragazzi imparano, cucinano, assemblano, impiattano. Oggi vedrete, realizzeranno una bellissima insalata di riso. Nella prima parte della giornata la prof ci spiega che cosa faremo e che cibo tratteremo. Imparano delle nuove conoscenze, affinano le loro competenze e si favorisce in questo modo anche l'inclusione, facendo attenzione alle diversità culturali, perché ci sono anche ragazzi di diverse religioni. Dopodiché si fa una pausa in cui si va all'orto, i ragazzi hanno la possibilità di fare una merenda, di rilassarsi un attimo e di cogliere quello che è nell'orto e negli alberi da frutto che abbiamo qui a scuola. Coltiviamo frutta, verdure. E poi nella seconda parte della giornata cuciniamo. Hanno imparato a lavorare insieme, che è una cosa importantissima. Si dà una seria possibilità a questi ragazzi di recuperare una socialità importante che si è persa purtroppo quest'anno con il Covid. L'idea dei progetti, secondo me, è un passo avanti alla normalità. È molto bello frequentare la scuola in estate perché recupero un po' di tempo perso durante l'anno scolastico per colpa della pandemia. E grazie a questi progetti sto recuperando molto il contatto con le persone. L'esperienza del modulo in cucina è un'esperienza stupenda. Il PON Estate è una grandissima opportunità, sia per il territorio che per la scuola, ma soprattutto per i ragazzi, perché costituirà un ponte tra quello che hanno lasciato a giugno e quello che affronteranno a settembre. Il mio desiderio sarebbe preparare la pasta al forno entro questo progetto.